Che gioia parlare di Mozart, entrare dentro a Mozart dopo averlo ascoltato, vedere se questa meravigliosa sinfonia che si è presentata un po' come un blocco di grande musica abbia degli spazi anche per noi, Denise. Al posto della bacchetta, adesso. È un lavoro semplice che facciamo, non è un momento di spettacolo. Cerchiamo veramente di capire questa sinfonia che per prima cosa, va detto, parte in forma sonata, con i suoi temi, il primo tema importante, a cui risponde un secondo tema, che porta in un'altra tonalità, poi c'è un terzo. E poi tutto viene riportato nella tonalità iniziale. Noi sentiamo questa compiutezza che arriva. Però tu sostenevi che c'è un aspetto particolare di questo lavoro, proprio di questa Iupiter, cioè c'è dentro del teatro. Vuoi spiegare? Nel primo tempo abbiamo un tema che Mozart ha ripreso da una propria aria d'opera. E non solo c'è questo tema, ma viene ripreso nella sinfonia proprio come un tema d'opera, con un accompagnamento particolare. Ci sono dei pizzicati nelle viole, nei violoncelli, c'è un accompagnamento di taradidari nei violoncelli, quindi Cominciamo a appare sentire proprio. subito Va bene. questo tema. È il tema di un'aria di Mozart, un'aria da concerto, ma fatta sul modello delle arie d'opera, un bacio di mano. E il momento che viene inserito è il momento che riguarda un certo Tondo Pompeo, opera buffa dunque. Il tema entra direttamente nella sinfonia così com'è, senza modifiche. Ecco, questo Beethoven difficilmente l'avrebbe fatto. I contemporanei mai, salvo proprio eccezioni luminose e curiose. Oggi in Mozart riconosciamo la sua voglia di scherzare, ma scherzare sempre rimanendo dentro la grande costruzione. Tutto procede e dentro questi momenti arrivano. Ma poi teatro, anche proprio per un suo modo di dare personalità ai vari temi. Sì, infatti, io penso che sia una sinfonia particolarmente drammatica, nel senso appunto teatrale, e già si vede dall'inizio, perché proprio l'enunciazione, il primo tema della sinfonia, inizia in forte per due battute e subito dopo c'è una risposta molto debole, in piano, espressiva di tutt'altro carattere. Quindi già all'inizio della Cioè, sinfonia. do, sola, si do, sola, si do. Do, si, re, do, sol, fa. Sono Questa è la. una contrapposizione immediata. Questo la sappiamo tanto che non scomodiamo neanche l'orchestra a citarla. Va dalla memoria. E questo gioco poi naturalmente è dichiarato nelle prime misure e poi viene sempre ripreso. Ci sono contrapposizioni non solo di piani e di forti, ma di luoghi sonori. Magari una frase viene prima enunciata dai violini, poi viene ripresa dai fiati. Ci sono vari giochi proprio di contrasti, di colore, di dinamiche che aiutano a dare questo senso di drammaticità, di teatrale di questa sinfonia. Io ho sempre una paura quando ascoltiamo questa sinfonia e in genere la grande musica, che ne facciamo una specie di, non dico di sottofondo, ma di prodotto finito e consegnato. Invece Mozart non dico intrattiene, proprio ci conduce, ci fa quasi degli scherzi. Ad esempio, si presenta il primo tema, importante, si presenta il secondo tema, leggeretto, il terzo tema. Il secondo tema è e il terzo è addirittura questo del Tondo Pompeo. Finisce la prima parte del primo tempo, ritornello, comincia la seconda, noi ci aspettiamo. A chi tocca? Ma tocca al grande tema, naturalmente. E ci sarà un grande sviluppo. Invece succede un'altra cosa. Puoi spiegare esattamente che cosa succede? È difficile. Comunque,
quando è terminata la prima parte, l'esposizione della sinfonia, invece appunto di arrivare a questo sviluppo importante che uno si aspetta, ci sono due battutine dei fiati, proprio dei legni, nelle quali si passa da una tonalità all'altra in modo assolutamente improvviso, inaspettato, e poi Mozart cosa fa? Si prende gioco di noi perché attacca di nuovo il temino dell'opera. E quindi inizia la parte più impegnativa del primo tempo, praticamente scherzando e riprendendo il tema della fine. E questo lo facciamo sentire. Facciamo sentire perché c'è questo momento, proprio ecco lo sviluppo, arriva e lui, op, una piccola sorpresa, un tocchetto là degli strumentini e riprende il tondo Pompeo. Però il tondo Pompeo poi si trascinerà dietro tutto il discorso alla grande del percorso sinfonico. E questo percorso che scaturisce pure da una cosa così lieve, Figaro, nelle nozze di Figaro, a un certo punto a chi si arrabbia perché sta scherzando mentre c'è un grosso problema, risponde: non ti basta che scherzando ci pensi. Dopo tutto questo grande movimento mosso da questo tema che richiama poi tutti gli altri, si chiude il primo tempo e si arriva al secondo, il quale secondo tempo è geniale e anche con qualche sorpresa. Mi portate un pianoforte, per piacere. Silenzioso. Grazie. Oh, questo lo date. Grazie. No, perché succede questo. Questo secondo tempo, io non so chi di voi, se c'è qualche musicista fra voi e della mia età o che suona. Noi non avevamo tanti dischi nella nostra primissima giovinezza e leggevamo tutto al pianoforte. Allora c'erano questi volumi che magari si trovavano sulle bancarelle, delle riduzioni della Peters per pianoforte solo delle sinfonie. E io ho conosciuto così la Jupiter, non sapevo neanche fosse la Jupiter. Il primo tempo va bene, uno pensa, immagina, e il secondo si trova davanti a questa storia. Che va molto bene, un bel canto, più Mozart di così, però c'è un disturbo, perché la prima volta uno dice ho guardato male, lo salto, la seconda volta non può, e il disturbo è questo. Forse avrò visto male, la sol fa, no. Ma perché? Andava così bene senza. Puoi provare per favore a fare la frase all'orchestra senza l'accordo? Capito? Mi aiuti per piacere? Se non sappiamo chi te l'è. Chiedi di buono, buono, grazie.
Vedete? Come si risolve questo disturbo in orchestra? Io ho sentito che tu lo fai come un fatto di rottura drammatica. Io vorrei provare a sentire, non si può cercare di metterlo dentro alla melodia in qualche modo? Provate. Non funziona. Sono troppi. Non può andare così. Non avrebbe mai fatto questo. E se provassimo a... Sì. No, no. Allora ci deve essere un motivo. Ed è così che si lavora poi anche alla ricerca del senso di Mozart, interpretazione. E allora bisogna avere questo come indizio e come indizio da questo andare avanti. E allora ci accorgiamo che questa interruzione, questo botto, produce anche delle conseguenze, che forse tu puoi descrivere bene anche con la mentalità dell'interprete che vede che a che cosa porta questo. Ma all'inizio elemento. Abbiamo appunto solo questi colpi che interrompono la frase in modo un po' strano. Poi invece più si va avanti, a questi colpi seguono delle piccole codine, come dei fili, prima nei violini, quelle sezioni, tutte quelle notine, e più si va avanti ancora, più il tema, quello fa do la, viene interrotta da questo accordo e più seguono le codine e poi non viene più ripreso. Viene ripreso un pochettino da un'altra parte, inizia nei violini, interrotto, tutte queste codine, poi viene un po' ripreso dai violoncelli, interrotto di nuovo, codine, e poi va tutto da un'altra parte, basta. Quindi sentiamo dalla ripresa del tema, noi chiediamo alla nostra giovane collaboratrice ancora un po' di partecipazione. Ecco. Se puoi dire che facciamo nel momento in cui il colpo porta a una sua dilatazione e separa le parti del tema, che diventa una cosa che cresce in un modo diverso proprio per questo elemento. Il tema si è dilatato e si è anche modificato salendo, è salito, cioè è successo che è stato costretto, portato a uno sviluppo avendo inglobato e accettato questa rottura. Quindi lo stesso criterio, vedete, ci fa pensare, lo stesso criterio della forma sonata è qualcosa di più che un primo tema, secondo tema nella testa di Mozart, è qualcosa di profondamente importante della civiltà dialettica, della civiltà del Settecento pensante, cioè la possibilità di venire a scontro con le idee e di essere modificata dalle idee, fare un percorso che è il percorso della grande saggezza che ci porterà poi alla grande esplosione del romanticismo e alla cultura moderna occidentale. Dopo tutto questo lavoro, il terzo tempo è un minuetto. E il minuetto è costruito in un modo apparentemente semplice, però intanto
A volte lo si sente proprio venire da lontano, come l'evocazione di una danza lontana. Mi sembra che la tua interpretazione sia completamente diversa. No, dunque, è un minuetto che non ha tanto il carattere del minuetto pesante, così impegnativo, a parte che il minuetto non è impegnativo, ma insomma, è un momento di riposo, visto che già il primo tempo è molto costruito, il secondo con tutti questi passaggi da una parte all'altra, spezzature è da seguire, il terzo è il momento dove ci si rilassa un attimo, prima del grande finale. L'unica cosa importante, diciamo così, del minuetto è che per la prima volta compare il tema che... soggetto, diciamo così, della fuga finale, il famoso Do, Re, Fa, Mi. Entra annunciato, entra un po' di un po' sbieco. Diverso, un po' diverso, entra subito in forte nei violini, lo fanno due volte di fila, così che uno al momento non sa ovviamente che è il tema della fuga perché non l'ha ancora sentita, visto che viene dopo. Però intanto c'è questa percezione di qualche un elemento estraneo al minuetto, nuovo, che poi verrà riconosciuto dopo, appunto. Sentivo. Eh no, perché dopo tutto questo dobbiamo apportarlo nel nostro ascolto. Arriva nel trio, proprio nel momento che di solito è quella della maggiore distensione dentro la danza. E invece... Ecco, abbiamo sentito questo. E qui arriviamo al quarto tempo, il famoso quarto tempo dove abbiamo detto tante volte noi studiosi che Mozart mette assieme la forma della sinfonia, la forma sonata, e la fuga. Come stanno assieme questi due elementi? È un oggetto di analisi in cui, per esempio, nelle prove noi abbiamo cercato invano una concordia, perché primo, per me è una fuga, secondo, ci sono cinque temi. Per Denise, questa volta comanda lei, non è una fuga e i temi sono quattro. Allora, adesso lasciamo esporre la sua teoria. Vabbè, non c'è nessuna teoria, ma secondo me è una sonata normalissima, forma sonata, nella quale però ogni tanto Mozart si prende così gusto di introdurre lo stile compositivo della fuga, cioè prende dei temi e li fa passare da una sezione all'altra in un determinato modo, come avviene di solito nelle fughe. Quindi la fuga di per sé non è una forma, una struttura, è un modo, una tecnica compositiva. Lui adopera questa tecnica all'interno della sonata, che è una cosa piuttosto rara. Per quanto riguarda i 4-5 temi... Un momento, però... l'immagine della fuga viene data compiutamente. Sì, tanto è vero che entra due volte, guarda. La prima volta proprio si affaccia come per dire adesso dispongo le cose nella forma, nella come diciamo è chiamato? Nel modo di tecnica compositiva della fuga. Però allora questo lo fai sentire. Sì, dai, fa, finta, diciamo, punto, fa finta, diciamo. Fa finta, però insomma fa finta. È un... No. Sentiamo lo stesso tema qui della fuga, Do, Re, Fa. Lo sentiamo prima nei secondi violini, poi nei primi, poi nelle viole e violoncelli e da ultimo i contrabbassi. Sono cinque entrate di questo temino. Bene, questo è un annuncio. E poi invece c'è la fuga dove ci sono tutti questi temi. Li sentiamo. Ecco, temi. Diciamo, in questo accenno di fuga lui adopera questo tema, Do, Re, Fa. Poi la discussione dei cinque, dei quattro. Lui diceva, la fuga ha cinque temi. No, non dicevo questo, dicevo, la fuga ha cinque temi. E io con la partitura a cercare questi cinque temi. Primo è ovvio, è questo Do, Re, Fa. Il secondo è il secondo tema, praticamente lui lo annuncia come un tema indipendente e poi lo usa nella fuga come elemento, anche quello. Ora li facciamo sentire.
Poi ce n'è un terzo, un quarto, ma io quando arrivo a quattro, il quinto mi sfugge. Allora, se lei ci dice qual è il no, quinto... No, 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 è una, sentirete chiaramente, è una quinta entrata che è, però riprende un elemento di un tema precedente. Si dice cinque perché, non essendo la fuga una forma, ma una tecnica compositiva, c'è questa ultima entrata, ultimo intervento, che è fatto con... in cui noi sentiamo questa... questo nuovo impulso. Li sentiamo adesso sì. Questi. Allora qua, ancora una corsetta, grazie. Questo è il secondo, prima è pam, 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 terzo. Poi il terzo è, ecco, bisogna fare il primo. 56, tra l'altro si può fare insieme le linee che le velocità a chiuso, quindi posso fare 56. Mi piace questo clima di consulto che forma lavorando. Tra parentesi, approfittiamo di questo momento di consulto per sottolineare la preziosa presenza di Anai Carpi, che è venuta a darci una mano con il violino di Paolo. Come vedete, la concentrazione del lavoro di Anai è tale che gli avete fatto un applauso, ma stava pensando. Giusto, così bisogna essere dentro la partitura, dentro il lavoro. Siamo uno, due, tre. Non voglio barare, siamo al quarto? Quarto. Poi queste cose si stringono e c'è un momento veramente trionfale dove prevale il primo tema, cioè dove tutti entrano. Adesso tu mi spieghi una cosa. In prova tu sostenevi che anche il timpano, che pure ha, non ha tutte queste note, a un certo punto fa il tema, lo fa a modo suo. A un certo punto, quando sono entrati tutti, entra il timpano. Poverino non ha, dovrebbe avere quattro timpani. Poverino, insomma. Dovrebbe avere il do, re, fa, mi. Ha solo due note, do e sol. Quindi invece di fare do, re, fa, mi, fa do, sol, do. Ma tanto intenzionalmente è il tema. Quindi alla fine di tutte le varie entrate, lo guardo in proprio lui, come se suonasse il tema della fuga. Ispirato te? No. No. Va bene, allora adesso io, se qualcuno di voi desidera porre qualche domanda o fare qualche osservazione. No? Molto bene, perché io devo fare ancora tre, ma velocissimo. No, la prima era questa. Volevo dire che qui noi abbiamo la struttura, come vedete, di questi tempi. Vi ricordo il primo che comincia eccetera, poi va avanti col secondo tema, la terza, sì, eccetera, eccetera, si va avanti, lo sviluppo e chiude. Il secondo con questo grande tema, fa do la sol fa mi, boom, che entra in contrasto appunto con questo elemento di rottura e poi ne tiene conto nella sua crescita e nel suo sviluppo. Il terzo è questo, dove già si affaccia il tema del quarto tempo, che poi dilaga subito e si combina infine in una forma sonata, ma con un'immagine di fuga
con altri temi fino a questa grande chiusura in cui noi ci sentiamo veramente un po' all'ebbrezza, qualcosa oltre di noi. Anche se non leggiamo i temi, sentiamo che ci sono, li sentiamo come personaggi, anche in questo proprio c'è la teatralità. Però noi sentiamo, abbiamo anche un altro modo di ascoltare oltre a questo, che è quello della continuità. Cioè se io sento do, ho bisogno ormai di do, si re, do, si re. Se no è qualcosa che mi manca. Questo tipo di cantabilità, di segno della memoria che mi porta lontano è quella che è di questa stagione grande della sinfonia. E non c'è, ad esempio, dopo in molte altre composizioni del tardo 800, del 900. Vorrei sapere cosa succede al direttore con questo contrasto, questi due binari, quello della struttura e quella, non dico dell'orecchiabilità, ma del canto. C'è una domanda più semplice, non ce l'aveva. Mi interessava sapere questo. Ma penso che ci sia un percorso nello studio. Innanzitutto bisogna affrontare una partitura cercando di capirla da un punto di vista razionale. Almeno questo è il percorso che faccio io, l'approccio che ho io con una partitura è quella di cercare di capire all'inizio la struttura, la forma e tutto quello che succede all'interno. Poi una volta capite queste cose, si cerca di capire il senso che hanno. Cioè, perché c'è questa struttura, perché c'è questo passaggio e così via. Capito il senso, si passa proprio all'altro livello, che è quello della continuità del discorso musicale, che è quello che poi credo passi alla gente, perché non è che uno alla fine, dopo aver sentito una sinfonia di Mozart, esce con la struttura. Ah, ho sentito primo tema, secondo, ripresa. Ha sentito un arco musicale che può essere più o meno regolare, può avere delle punte o può essere veramente arrotondato, questo dipende proprio da come uno alla fine cerca di farla passare. E appunto alla fine ci si concentra proprio su quello, sulla cantabilità, sulla memoria di ogni cosa, sul ritorno dei temi, delle varie cose, ma sempre alla luce di quello che uno ha capito o ha deciso o perlomeno ha interpretato nella fase di studio precedente. La seconda cosa che volevo dire è questa, che l'abitudine a ascoltare con l'orchestra, nell'orchestra, dal vivo, andando nei concerti, ci porta a un allargamento straordinario dove le presenze degli strumentisti sono qualcosa che ci toccano, qualcosa che ci tocca, che, di cui non possiamo fare a meno. E io ho detto che si comincia e si suona così al pianoforte e uno immagina vagamente. Poi, malgrado Mozart non sia un autore dove, non so, come gli impressionisti, dove alterando, cambiando uno strumento la costruzione non va avanti, però non si può più togliere le voci se non rompendo il senso. Ad esempio, io qui sento l'orchestra che entra, mi sento oboe qui. Oh, e qui ho bisogno di un flauto, datemi un flauto. Grazie. Bene, bene, bel suono. E questo che... è questo che avviene mentalmente in noi quando anche ci ricantiamo qualche cosa e lo sentiamo crescere con tutti questi rapporti che sono le voci dell'orchestra, delle persone ormai, le sentiamo veramente come tali, che si esprimono con il loro strumento. Poi c'è la terza cosa, qui la domanda, mi spiace per te, ma... molto, molto più difficile. C'è sempre un problema. Si dice, ma
cosa ha capito Mozart di tutto questo? Una vecchia storia. Noi interpretiamo, andiamo dentro, magari lui si è svegliato così. No, si è svegliato così, si è svegliato benissimo. Però cosa ha avuto di coscienza di tutto questo mistero? E qui ci soccorre a dare la qualità della domanda, che non è una piccola domanda ingenua, ma è qualcosa di profondo. Se mi permettete, c'è un frammento di un libro di poesie che è uscito da molto poco, che è di Mario Luzzi, Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, dove a proposito della meravigliosa pittura di Simone Martini pone una domanda che è la stessa domanda di ogni artista creatore. E su questo punto rimane, ma torna più volte, ma c'è un momento dove la domanda mi sembra addirittura sfociare nella constatazione di una vicinanza e di una lontananza infinita. In quale punto la separazione è posta? In quale treno? Di me, dai miei colori, dell'arte che fu mia, da me, dai miei problemi, gioiosa libertà che aspetti di là dalle regole osservate noi artisti e anche la nostra opera. Freschissima ritorna in mente dei essa, noi nel vano. E allora io vorrei sentire dalla persona che assieme a tutti loro, ma più ha rappresentato Mozart questa mattina, cioè da Denise. Non voglio dire t'ha detto qualcosa Mozart, ma la domanda è quasi questa, la presenza di Mozart in questa sinfonia. C'è qualcuno che vuole rispondere? Comunque, lei parlava di coscienza. Io credo che Mozart fosse completamente cosciente di tutto. Il problema è nostro, siamo noi che dobbiamo cercare di capire, ma non solo è un problema, è un bisogno nostro. Per lui andava, cioè era così, era una realtà. Noi invece abbiamo bisogno di intravedere che c'è qualche cosa in più. Abbiamo bisogno di avvicinarci e di cercare di capirlo. Non penso che qualcuno possa avere la presunzione di essere sicuro di aver capito qualcosa. Non è questo il fatto. Il fatto è di incamminarsi, cercare di avvicinarsi in un modo o nell'altro, cercando strade diverse. E soprattutto credo che ognuno di noi debba prendere una strada e appena si accorge che ce ne può essere un'altra più interessante, passare in quell'altra più interessante, e poi magari se ne scorge una di là che può essere più divertente, allora cambiare ancora. Cioè l'importante è non sedersi su una convinzione. Quindi siamo noi che dobbiamo metterci in cammino, Mozart è... E là, in fondo alla strada, che ci aspetta.
Thank you.